tutti! Oggi sono qua per parlarvi delle anteprime novità che troveremo a Lucca Comics, ma non solo. Infatti, ho deciso di fare questo video per consigliarvi alcuni titoli che secondo me dovreste recuperare durante la fiera. Ovviamente non potrò citare ogni singolo fumetto in uscita a Lucca Comics o ogni singolo fumetto che vi consiglio di prendere perché la lista sarebbe veramente infinita. Ho fatto quindi una selezione in base anche a quelli che sono chiaramente i miei gusti. E niente, spero che questo video possa esservi utile. Partiamo subito con le novità. Per Cocorino Press ci sarà un nuovo fumetto di Gipi, ovvero Boschi mai visti, che si tratta di una raccolta di opere di quest'autore pubblicate o comunque realizzate fra il 93, 94 e il 2003. Sono racconti differenti con anche stili diversi in cui si può vedere proprio la crescita artistica dell'autore. E sempre per Cocorino verrà pubblicato il primo volume di 3 del Fiume Shinanno di Kazuo Kamimura, autore che avevo già amato con L'età della convivenza. Non mi farò di certo sfuggire questo nuovo titolo. La protagonista è una donna abbastanza ribelle, pronta a tutto pur di sacrificarsi per l'amore. Per J-Pop invece la novità che mi incuriosisce di più e che vorrei recuperare all'istante, anche se è abbastanza impegnativo perché si tratta di una serie completa, è il poema del vento e degli alberi di Keiko Takemiya. Se non sbaglio verrà presentato proprio il box con la collezione completa, con tutti i volumi, mentre il volume singolo all'infuori della fiera, se non sbaglio, verrà pubblicato poi a dicembre. Di questo fumetto so poco, però quello che so mi incuriosisce tantissimo, perché innanzitutto si tratta di un classico del manga, una storia di formazione che vede per protagonisti due ragazzi con caratteri decisamente opposti. Ed è uno dei manga che ha dato vita poi al genere boys love, genere che come sapete ho riscoperto recentemente e che mi piace molto. Le spaventose avventure di Kitaro di Shizero Mizuki è invece una raccolta di storie che vedono per protagonista uno spiritello dispettoso. E a proposito di spiriti, ma non solo, comunque di aree abbastanza spaventose, non poteva mancare il libro delle maledizioni di Suichi di Junji Ito, grande ospite quest'anno di Lucca Comics, quindi non poteva assolutamente mancare qualcosa di questo autore di cui Star Comics stava pubblicando comunque già diverse opere. In questo manga il protagonista ricorre a demoni, maledizioni, morbi letali per punire i compagni di classe e i parenti. Ma in realtà di quest'autore l'opera che più mi incuriosisce verrà pubblicata da Panini, presentata appunto a Lucca, ed è secondo me un fumetto carinissimo, almeno spero che lo sia. Junji Ito's Cat Diary, il diario felino di un maestro dell'horror, quindi unire la scrittura con i gatti è sempre una mossa vincente secondo me. E più che per il lato horror di quest'autore mi ispira appunto per i veri e propri protagonisti che sono appunto i gatti. Sempre per Planet Manga uscirà poi un manga che mi incuriosisce tantissimo, di cui volevo vedere l'anime un po' di tempo fa, ma alla fine non ho fatto in tempo, quindi penso che attenderò di leggere questo primo volume, ovvero Citrus. Manga di Saboruta vede per protagoniste due ragazze, anche in questo caso diverse, che sono costrette a sopportarsi non soltanto a scuola ma anche a casa, perché infatti le loro due famiglie si sono unite e sono diventate quindi sorellastre. Da quel che ho capito dovrebbe esserci anche un risvolto un po' più sentimentale. Siccome credo di non aver mai letto manga, shoujo, yuri, penso che questa potrebbe essere un'ottima occasione, un ottimo inizio per approcciarmi al genere. Andando avanti con le anteprime e novità, passando però alle graphic novel, abbiamo Negativa di Alessandro Baronciani, edito da Bao. La storia si concentra su una modella di successo e il format del fumetto ricorda molto quello delle ragazze nello studio di Munari, sempre di quest'autore ovviamente. Appena ho letto il titolo del prossimo fumetto che vi citerò, mi è subito venuto in mente Silent Voice e penso che sarà uno dei fumetti che recupererò assolutamente in fiera, ovvero La voce delle cose di Cécile Bidou, edito da Comic Out. La storia è ambientata in Francia negli anni 70, periodo in cui era vietato utilizzare il linguaggio dei segni e la protagonista è appunto una bambina sorda. Come vi dicevo, mi ha richiamato tantissimo a Silent Voice, sono curiosa quindi di sfogliarlo, anche perché dalla copertina sembra un'opera veramente dolcissima e soprattutto penso che sarà anche particolarmente toccante. Per Eris Edizioni torna Julia Wertz con The Infinite Wait, momento in cui l'autrice racconta i suoi primi anni di vita, parlando dei lavori che ha fatto,
fatto, i libri che ha letto, ma soprattutto della sua malattia. Non mi ero mai approcciata a Drinking at the Movies di questa autrice perché è un fumetto ambientato a New York che mi interessa fino a un certo punto. Questa storia però mi sembra un po' più nelle mie corde, quindi farò sicuramente un salto allo stand e lo sfoglierò. Un altro titolo che mi incuriosisce tanto è Ada di Barbara Baldi, edito da Oblomov Edizioni. Le premesse sono le seguenti: inizio del Novecento, ambientazione mitteleuropea, un padre ignorante e autoritario che se la prende con la figlia, che invece ha un talento e una curiosità particolari per la pittura. Non conosco l'autrice, ma ha vinto il premio Gran Guinigi e Micheluzzi, se non sbaglio, come miglior disegnatrice, quindi sicuramente ci darò un occhio e consiglio anche a voi di farlo. Passiamo ora invece ai consigli. Innanzitutto vi straconsiglio di passare alla self area che troverete a Luca Comics, poi vi lascerò magari qualche link utile qua sotto in descrizione. Questo perché nella self area ci sono tante realtà nuove, autori, piccole case editrici, il fumetto autoprodotto, insomma delle realtà nuove, fresche, ci sono sempre delle cose molto interessanti. Io stessa vado sempre perché sono molto curiosa di scoprire qualcosa di nuovo e in particolare vi segnalo di passare da Taccapanni Press perché è lì che troverete Melagrana, fumetto che ho letto abbastanza recentemente, di cui mi avete chiesto in tantissime informazioni al riguardo e quindi mi sembrava giusto segnalarvelo in questo video. Fra i fumetti Bao da recuperare ci sarebbe Il Mondo, vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione qualche playlist, qualche video utile in cui vi consiglio diversi titoli perché ci sarebbe veramente da fare più di un video dedicato soltanto per questa casa editrice che sapete è una delle mie preferite. Però a parte questo ci tengo a segnalarvi Papaya Salad di Elisa Macellari, titolo che avete visto recentemente qua sul canale, tra l'altro mi sa che avevo la stessa maglia, vabbè. Questo a parte è un fumetto esotico di un'autrice italo-thailandese che racconta una storia ispirata alla storia del suo prozio. Si parla di viaggi fra la Thailandia e l'Europa allo scoppiare della seconda guerra mondiale e di viaggi anche interiori alla scoperta di quello che si vuole fare veramente nella vita. L'autrice sarà presente poi in fiera tutti i giorni, quindi potrete anche farvi dedicare il fumetto. Se vi piacciono le storie ambientate nello spazio un po' futuristiche che coinvolgono anche i robot, vi consiglio The Sender di Jeff Lemire e Dustin Nguyen. Tra l'altro Luca verrà presentato l'ultimo fumetto di questa serie che conta 6 volumi. Recuperoni da fare assolutamente sono la mia cosa preferita, sono i mostri di Emil Ferris. Anche in questo caso trovate la recensione sul blog nelle schede qua sotto in descrizione. Un fumetto che in poche parole non posso raccontarvi degnamente, quindi vi consiglio di recuperare la recensione, ma fidatevi, è un titolo che dovete assolutamente avere. Così come secondo me potrebbe piacervi molto Mini VIP e Super VIP, Il mistero del Via Vai di Bozzetto e Panaccione, autori presenti anche in questo caso allo stand Bao. Si tratta di una storia che richiama molto l'animazione di un tempo con un design ovviamente contemporaneo. Oltre a parlare di questi due simpatici supereroi ci si sofferma molto anche su tematiche molto attuali come l'inquinamento e il consumismo. Un altro recupero che vi consiglio di fare è I Kill Giants di Joe e Kenny Mura, autore che sarà presente allo stand Bao, quindi anche in questo caso potrete farvi fare il disegnetto. A settembre, se non sbaglio, è stato riproposto questo fumetto con un'edizione totalmente nuova, in occasione anche dell'uscita del film ispirato da questo fumetto. È una storia secondo me molto toccante, se vi è piaciuto ad esempio 7 minuti dopo la mezzanotte sicuramente vi piacerà questo fumetto, l'ho trovato anche più efficace di quell'opera. È un fumetto che parla di dolore, perdita, paura e bullismo. Un fumetto che non ho ancora letto ma che vi consiglio comunque di recuperare, che uscirà il 30 di ottobre, quindi proprio all'inizio di Luca Comics, è Big in Japan di Dario Moce e Tuono Pettinato. Fumetto che bramo ormai da più di un anno, perché ne avevamo parlato nell'intervista che ho fatto agli autori a Mare di Libri del 2017, quindi potete capire la mia ansia perché adoro il Giappone, adoro questi due autori. In questo fumetto raccontano il Giappone attraverso la tradizione, i luoghi comuni, proprio una scoperta di questo paese, una sorta anche di guida. E quindi niente, vi consiglio di recuperarlo, io lo recupererò senz'altro. Se ancora non
non avete letto L'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge, vi consiglio di farlo a Luca Comics, dove troverete anche Il giovane Yoshio, ultimo fumetto di quest'autore pubblicato da Canicola, ma di cui ancora io non ho letto. E sempre di Canicola vi consiglio anche Ragazze cattive di Anko, un fumetto che parte dall'esperienza personale dell'autrice, racconta gli anni 90 in Corea, affrontando una tematica molto delicata in maniera veramente diretta, senza filtri, ovvero quella della violenza sulle ragazze in particolare. Ultimi consigli manga per voi. Se ancora non avete letto Made in Abyss di Akito Tsukushi, che cosa state aspettando? È un manga meraviglioso. Magari date un occhio negli stand, guardate qualche tavola. Il character design potrebbe trarvi in inganno, perché nonostante i personaggi siano molto carini e coccolosi, dai tratti molto bambineschi, la storia invece è molto matura. Shoujo che sto adorando e che consiglio sempre a prescindere dalle fiere è Amarsi Lasciarsi di Osaki Saka. Al momento sono stati pubblicati 8 volumi, il nono uscirà a dicembre, speravo che ci fosse in anteprima Lucca, ma temo proprio di no. In ogni caso si tratta di uno shoujo veramente dolcissimo, i disegni sono spettacolari. I personaggi poi sono secondo me ben caratterizzati e volume dopo volume si nota una crescita, uno sviluppo in questi personaggi, quindi è una cosa che apprezzo tanto. Un'altra storia adrenalinica che vi consiglio di recuperare è The Promised Neverland. Si tratta di un distopico thriller, ha delle ambientazioni molto cupe. I protagonisti sono dei bambini, ragazzi molto giovani che vivono in un orfanotrofio e un giorno scoprono la dura realtà che si nasconde dietro a questo orfanotrofio in cui tutto sembra perfetto, dove sembrano amati e cresciuti con particolare affetto e senza secondi fini, mentre scopriranno il vero motivo per cui vengono cresciuti e da lì poi cercheranno ovviamente di fuggire. È una storia adrenalinica in cui ci si sofferma molto sull'attacco. Mi piace molto che ci siano sempre dei ragionamenti dietro a certe azioni e lo trovo molto coinvolgente. Ultimo manga che voglio consigliarvi è Chisakobe di Minetaro Mochizuki. Edito da J-Pop, conta 4 volumi, è un manga secondo me da leggere. Parla molto di riscatto, di rivalsa. Il protagonista è un ragazzo giovane di 26 anni che ha perso ogni cosa e deve cercare di risollevarsi da solo, o meglio con le sue sole forze, perché assieme a lui in realtà ci saranno altri personaggi che per motivi differenti si trovano in una situazione precaria, molto in difficoltà, e anche questi personaggi cercheranno in qualche modo di farsi forza, diciamo, gli uni con gli altri, di risollevarsi. Ultima informazione per oggi, io sarò presente in fiera venerdì 2 novembre e potrete trovarmi alle 18 all'Auditorium Banca del Monte, vi lascerò poi tutti i riferimenti qua sotto in descrizione, per parlare di Instagram e fumetti. Ovviamente non sarò da sola, come ci saranno anche Violetta Rox, Giacomo Bevilacqua e Fumetti Brutti, parleremo appunto del rapporto fra i fumetti e i social. Io sono super emozionata, innanzitutto perché sarò in mezzo a dei miti per me, parleremo insieme di fumetto e di come comunicare il fumetto attraverso i social, il rapporto con gli editori, con chi legge fumetti, perché comunque ci saranno anche degli autori. Si pronuncia un panel secondo me molto interessante, quindi spero che verrete a vedermi, se vi va. E questo era tutto per oggi. Ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa recupererete voi a Lucca Comics, quali sono le anteprime che puntate di più e i fumetti che consigliate di recuperare non soltanto a me ma a chiunque guarderà questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!